Le mie paure riguardavano il passato più che il futuro. Neanche l'orrore fisico della mia presenza in quel claustrofobico corridoio popolato da rettili morti e affreschi arcaici a chilometri di profondità dalla realtà che mi era familiare, davanti ad un nuovo mondo di luci e nebbie innaturali, poteva equiparare il terrore letale che provavo innanzi all'abissale antichità di quel luogo e della sua anima. Si trattava di un'ancestralità così vasta da rendere ogni misurazione patetica. Mi attirava verso il basso e sembrava osservarmi dalle pietre primordiali e dai templi scavati nella roccia della città senza nome. Le stupefacenti mappe presenti negli affreschi più recenti mostravano oceani e continenti dimenticati dall'umanità e solo in alcuni punti raffiguravano un contorno vagamente familiare. Nessuno può sapere cosa sia accaduto nelle ere geologiche successive al momento in cui i dipinti cessarono da essere realizzati e cosa accadde alla razza che odiava la morte. Forse dovette soccombere con risentimento al proprio declino, sia quelle caverne sia il regno luminescente che si trovava al di là un tempo, brulicavano di vita. Ora rimanevo solo io, tra quelle vivide reliquie. Tremavo al pensiero delle epoche infinite su cui vegliarono questi artefatti muti e abbandonati. All'improvviso fui stretto in una nuova morsa di terrore. Mi aveva paralizzato ad intervalli, fin da quando vidi per la prima volta la terribile vallata e la città senza nome, illuminata dalla luna gelida. Nonostante la spossatezza, mi misi a sedere con movimenti frenetici. Guardavo le mie spalle verso il nero corridoio ed i tunnel che scendevano al mondo esterno. Le mie sensazioni erano simili a quelle che mi spinsero ad evitare la città senza nome. Durante la notte, precise quanto inesplicabili. Qualche istante più tardi, tuttavia, ricevetti uno shock ancora più terribile. Udii distintamente un rumore, il primo ad aver spezzato il silenzio in quelle profondità sepolcrali. Era un gemito basso, profondo, come una folla distante. D'anime dannate. Proveniva dalla direzione in cui stavo guardando. Il suo volume salì rapidamente finché riverberò con forza in tutta la vasta galleria. Allo stesso momento mi accorsi di una brezza d'aria antica, aumentava rapidamente d'intensità. Anch'essa soffiava dalle gallerie e dalla città sopra di me. Il bacio di quell'aria mi restituì equilibrio, facendomi tornare alla mente le improvvise folate che si levavano intorno alla bocca dell'abisso ad ogni alba ed ogni tramonto. Fu proprio questo fenomeno a portarmi sin là. Controllai l'orologio e mi accorsi che l'alba era vicina. Strinsi un appiglio per resistere al vento che spazzava verso la caverna in cui nasceva, così come a sera ne fuoriesce. La mia paura si attenuò, perché un fenomeno naturale di solito ci fa scordare i timori dell'ignoto. Il vento notturno infuriò e strepitò
riversandosi nell'abisso sotterraneo. Mi stesi al suolo di nuovo e tentai invano di aggrapparmi per timore d'essere spazzato oltre il cancello aperto verso le profondità fosforescenti. Non mi aspettavo una furia del genere. Mentre scivolavo pian piano verso l'abisso, fui sconvolto da mille inediti terrori scatenati dalla mia tensione e la mia immaginazione. La brutalità della folata svegliò in me fantasticherie incredibili e ancora una volta mi paragonai a quella solitaria e tremante figura umana rappresentata sulle mura di quel corridoio spaventoso. L'uomo smembrato dalla razza senza nome. L'analogia mi colpì perché il demoniaco artigliare dovuto al turbinio delle correnti sembrava obbedire ad una furia vendicatrice ed era resa ancor più violenta dalla mia impotenza. Credo di avere urlato con disperazione alla soglia della follia durante tutta la notte dell'ultima raffica di turbini ululanti. Provai a strisciare contro vento sfidando quell'invisibile torrente assassino. Non riuscivo nemmeno a mantenere la mia posizione. Lentamente ed inesorabilmente venivo spinto verso quel mondo sconosciuto. Alla fine la mia ragione deve aver ceduto, perché cominciai a balbettare di continuo l'indecifrabile distico dell'arabo pazzo Aladred, che sognò la città senza nome. Non è morto ciò che in eterno può dormire, ed in strani eoni anche la morte può morire. Solo i tetri e minacciosi dei del deserto sanno ciò che avvenne in seguito. Non saprò mai quali indescrivibili lotte e sforzi abbia dovuto compiere nelle tenebre o quale demonio mi abbia riportato alla vita. Ed è la mia un'esistenza che sarà segnata da questo indelebile ricordo. Finché respiro, il vento notturno mi farà gelare il sangue o ancor peggio mi porterà via con sé. Mostruoso, innaturale, colossale, fu così l'evento. Troppo al di là di qualsiasi idea umana per essere creduto, tranne che nelle silenziose e maledette ore piccole del mattino, quando è impossibile dormire. Ho detto che la furia del vento era infernale, come quella di un coco demone. Le sue voci erano discordanti, quasi frutto della crudeltà repressa in solitarie eternità. Ad un tratto quelle voci, anche se caotiche, mi sembrarono prendere forma. Il mio cervello traumatizzato le sentì articolarsi proprio alle mie spalle. Infatti, in quella tomba colma d'antichità morte, da innumerevoli eoni, a leghe di profondità, sotto il mondo degli uomini, baciato dall'alba, io sentii lo spettrale ringhio e le maledizioni di demoni dall'oscena lingua. Mi voltai e vidi stagliarsi contro l'eterea luminosità dell'abisso ciò che non era visibile nelle tenebre del corridoio. Un'orda d'incubo di creature aberranti brulicava dappertutto, stravolti dall'odio, adornati da grotteschi abiti ed oggetti. Erano demoni traslucidi dall'inconfondibile razza, i rettili striscianti della città senza nome. Quando il vento si placò, sprofondai nella tenebra pullulante di mostri
che si trovava nelle viscere del pianeta, dietro l'ultima creatura. La grande porta di bronzo si chiuse con un clangore metallico assordante, eppure quasi musicale. Quegli echi giunsero al remoto mondo di superficie per salutare il sole nascente, come Memnone lo salutò dalle sponde del Nilo.